Sette giorni alla scoperta dell'entroterra marchigiano, tra borghi, paesaggi ed enogastronomia. Dall'8 al 14 aprile circa 200 partecipanti saliranno in sella la propria bicicletta in occasione della 41esima edizione della settimana cicloturistica di Gabicce Mare. Una manifestazione importante perché arrivano ciclisti un po' da tutta Europa per questa settimana che abbina appunto una gara, un percorso in bicicletta, ma anche la conoscenza del territorio, perché sono tanti appunto in questa settimana gli appuntamenti in giro per la provincia di Pesaro Urbino, valorizzando quindi i borghi, valorizzando la gastronomia, perché in ogni località poi ci sono anche degli appuntamenti con le Proloco, con i comitati cittadini che sostengono questa iniziativa. Un appuntamento che raccoglierà numerosi appassionati delle due ruote, sia da regioni italiane ma anche dall'estero. Un'accoglienza turistica che sarà guidata nelle diverse tappe dalle Proloco di Montelabate, Valle Foglia, Gallo di Petriano, Monte Montanaro e Monte Calvo in Foglia. Non poteva mancare all'appello la sosta naturalistica al Parco Naturale del San Bartolo. Sono tutte tappe che regalano veramente la conoscenza perfetta del territorio. Ma non solo dell'enogastronomia, come abbiamo detto, ma della preziosità della storia, dei paesaggi, e quindi diciamo che l'abbiamo studiato in un modo che il cicloturista italiano e straniero sicuramente ritornerà anche durante l'estate. Con questa settimana cicloturistica, la 41esima, parte un po' ufficialmente la Pasqua a Gabicce Mare, un ricco calendario di eventi e manifestazioni che ci accompagneranno durante tutto il periodo primaverile e fino all'estate poi avanzata. Abbiamo un ricco calendario di iniziative durante tutto il periodo primaverile, proprio perché vogliamo dare una risposta sulla richiesta ovviamente continua di destagionalizzare, quindi il nostro obiettivo è quello, e diciamo che relativamente alla settimana cicloturistica con oggi parte veramente la stagione. La scorta della Polizia Stradale accompagnerà i cicloturisti lungo tutti i percorsi in programma. Quest'anno abbiamo voluto anche dedicare proprio uno spazio durante le sere, gli appuntamenti serali, per parlare di sicurezza sulle strade. Automobilisti, ciclisti, soprattutto negli ultimi anni c'è stata la riscoperta sia dello spostarsi con le biciclette o con altri mezzi sostenibili, però le nostre strade non sono adatte per questi mezzi. Quindi cercheremo di confrontarci con la Polizia Stradale. È stato l'idea questa di fare la settimana cicloturistica era la necessità di sviluppare il turismo di bassa stagione. Una volta a Gabicce fino al 20 maggio non apriva nessuno. Ebbene, quest'anno ci sono 25 alberghi aperti e sono quasi tutti pieni. La settimana cicloturistica è uno di questi eventi che ha sempre portato tanti turisti e da tutte le parti del mondo, direi, perché abbiamo anche dei canadesi che vengono a questa settimana cicloturistica.